mullezza la gente, così da una mattina, non mi sopporta mai, ma schifa pizzarilla, si facendo una futarazza, sembra una persona realizzata, un saggio che tenga in curva, ma con votini non ritornel. Si da sfaccimma la gente, non già da non parte i vino, da bandi mariuola, è facile che le cose là. Ora, come ultima informazione, si sa che i magistrati vorranno vedere tutte le immagini degli incontri messi sotto inchiesta. Ed appunto al riguardo noi, adesso attraverso la regia, vi mostreremo il filmato appunto di quel Bologna-Juventus che doveva chiudersi 0-0 e che invece si chiuse 1-1. Buonasera. Questo è il primo gol della Juventus segnato da Causio. E questo è il pareggio juventino. Ora, approfittando dell'opportunità che abbiamo ancora in studio a Torino due protagonisti di quell'incontro, chiediamo a Beppe Viola di interpellarli proprio su questa partita, sì, che è al centro di un fatto molto prima importante. Prima che tu mi invitassi a interpellarli, Bettega mi ha detto desidero intervenire. Prego. Desidero intervenire perché mi sembra che questo, scusatemi il termine piuttosto forte, sia terrorismo giornalistico. Che, come dubitavo, avete fatto vedere soltanto le immagini che interessavano a voi. E questa partita, 3-4 minuti dalla fine, ci fu un episodio abbastanza clamoroso da rigore, un'area, un mani a 2 metri dalla linea, in cui l'arbitro non concesse il rigore. A questo punto penso che sarebbe stato dovere almeno del signor Zanetti mettere allora sotto inchiesta anche l'arbitro. Perché questo mi spiace, ma è terrorismo giornalistico, perché fate vedere solo quello che vi interessa. Perché questo mi spiace, ma è terrorismo giornalistico, perché fate vedere solo quello che vi interessa. Adesso, a parte le definizioni, Roberto, mi pare che non si possa mostrare questa sera 90 minuti di partita. No, ma abbiamo siccome mostrato una sintesi. Ecco, tu sai che una partita che finisce 1-1 si fanno vedere i gol. No, ma avete fatto vedere solo i gol. Avete fatto vedere un paio di occasioni fallite. È come se ormai voi state creando un ambiente che mettetevi nei panni dei portieri, degli attaccanti che vanno in campo e che la domenica sbaglieranno un gol, come Prandelli si è trovato solo davanti a Zanetti e gli ha tirato addosso. No, ma scusi Bettega, mi spiace, ma voi avete fatto vedere solo quello che avete voluto. No, Bettega, mi sente? La sento benissimo. Scusi, guardi, noi abbiamo semplicemente mostrato quello che ci verrà chiesto, niente di più. No, perché questo non viene chiesta tutta la partita. Lei avrebbe ragione se noi, ad una precisa richiesta, avessimo studiato soltanto questo. Perché quel fatto non è stato chiesto? Il fatto di 3 minuti della fine, un mani clamoroso? Bisogna dire al magistrato, non a noi. Ah, ma mi fa piacere perché...